Una grandissima soddisfazione, oggi è stato approvato il bilancio del 2020 della Ruzzo Reti con un utile di oltre 2 milioni di euro, quasi 2 milioni e 300 mila euro, approvato dall'unanimità dei 28 sindaci presenti, e devo dire che è un bilancio che vede dei costi abbassarsi in maniera netta, i costi del personale di circa 600 mila euro, i costi dei debiti si sono abbassati di 5 milioni di euro, e questa è un'ottima notizia per la provincia, perché a lungo andare, stabilizzando un abbassamento dei costi, si avrà anche un abbassamento della tariffa. Rimane un po' di perplessità rispetto a una serie di polemiche che abbiamo sentito nei giorni precedenti, come ogni anno devo dire, a cui però non è stato dato seguito nell'assemblea, che forse è il consesso dove i sindaci dovrebbero esprimere per i loro territori la loro posizione. Totalmente assenti il sindaco di Teramo, e unitamente al sindaco di Roseto, di Castelli, di Bellante e di Mociano. Ne abbiamo preso atto e noi continueremo con questa operazione di risanamento dell'azienda, di cui siamo veramente molto soddisfatti.